Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941, signori miei, e oggi indostiamo, stiamo nella zona delle pecore, stiamo nella zona delle pecore perché ragazzi, di come avete potuto capire dal titolo, oggi facciamo una bella pixel art, come quelle che abbiamo fatto per la mucca là sotto nella zona delle mucche, e la faremo qui nella zona delle pecore, signori. Infatti ho già messo dei paletti per indicare più o meno come dovrà avvenire la situazione, qui viene un po' più grande, verrà un po' diverso il sentiero, verrà di due, non verrà di tre, però vabbè. Chi se ne come si suol dire. Ragazzoli, io qui ho fatto riprodurre caterve, caterve di pecore. Abbiamo pecore in abbondanza, signori miei. Ne ho messe tre per ogni recinto. E sono tutte bellissime e complete. A parte questa zona di qua, che qua dobbiamo farne riprodurre ancora due, zia. Voi due dovete magnate, riproducetevi. Brave, brave. Dovete fare solo questa nella vita, mangiare e riprodurvi. E qui che dobbiamo fare la stessa cosa. Voi potete riprodurvi. Sì, che brave le mie pecorelle che si riproducono. E va bene, qui poi ci penserò io con calma off camera. Signori miei, non perdiamo tempo. Io qui nello schermo c'ho piano piano come organizzare una pixel art di una pecora. Speriamo che non venga una gran cagata come quella della mucca, che poi però abbiamo sistemato, raga. L'abbiamo sistemata. Allora, io c'ho tutto il materiale già pronto, bello, tattico come sempre. Al solito mi sono scordato il letto, raga. Però va bene, ce la facciamo. Allora, prima cosa da fare, ci servono due blocchi neri. E sto scemo io, sono scemo quattro volte. Devo prendere il colorante per fare le cose colorate. Allora, ci servono due blocchi di lana nera. E la facciamo così, perfetto. Poi ce ne servono quattro blocchi di lana rosa. Così, bellissimo. E poi ovviamente i blocchi normalmente quelli bianchi. Mettiamo la terra, facciamo così e mettiamo la terra per impalcatura in modo tale da poter salire. Sta calando il sole quando mai. Allora, signori miei, iniziamo senza perdere tempo. Saliamo da qua, così. Bellissimo. Allora, noi dobbiamo intanto fare sicuramente uno strato tutto bianco. Quindi facciamo bianco lì, no, magari questo non me lo devi mettere qua così. Grazie, gentilissimo. Bianco lì. Continuiamo un altro poco. Vediamo fino a dove arriviamo. Arriviamo fino a lì. Perfetto, ok. Bella cagata. Ok, con calma, con calma, con calma. Allora, iniziamo a salire. Qui dove siamo noi? Noi siamo qui, quindi 1, 2, dobbiamo metterne altri qua sotto. 1, 2, dobbiamo arrivare fino a 5, signori miei. 1, 2. E che paranoie. 3, 4 e 5. Perfetto. Adesso dobbiamo salire di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocchi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ci sfracelleremo male alle ginocchia buttandoci da qua, ma non fa nulla, signori miei. Ora di qua dobbiamo salire di 3, quindi 1, 2, 3. Poi mi serve uno più chiaro, che metteremo questo. L'occhietto, così. Un altro chiaro, questo. E poi due bianchi. Come due bianchi? Ok, signori, abbiamo sbagliato a fare i conti, ma nessun problema, nessun problema. Siamo qui anche per queste situazioni stupide. Allora, e vediamo di sistemarle. Allora, continuiamo a salire di qua. Allora, qui dobbiamo fare 1, 2 e 3, perfetto. Poi uno bianco, questo, quello bianco. Poi nuovamente questo un po' più chiaro. E poi nuovamente bianco qui e bianco qui. Ora, ci mangiamo una coscetta di carne, però, perché se mi butto nuovamente mi spiaccico male le ginocchia in questa volta. Aia! Ok, ora qui andiamo con il rosa, signori. Rosa, 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 rosa. Poi abbiamo bianco e bianco, perfetto. Ancora una volta più chiaro, più chiaro, più chiaro, più chiaro. E poi abbiamo bianco, bianco a chiudere. Perfetto, ora scommettiamo. No, c'ho l'ultimo. Ok, ora di qua abbiamo fatto i due rosa, quindi io sono a fianco rosa, quindi di qua mi devo allargare di altri due. Quindi uno e due. Perfetto, qua andiamo a chiudere tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. No, siamo troppo alti. Siamo troppo alti. Ok, questa altezza giusta. Sta calando la notte, signori, ma noi dobbiamo completare la nostra pecora. Non mi interessa. 1 e 2. Perfetto. Poi quello più chiaro. Questo. Poi l'occhietto. Questo. Poi quello più chiaro. Questo. E poi c'è qualcosa che non mi torna, va bene. E poi lo vedremo con calma dopo, praticamente. Cosa uscirà al solito? Noi abbiamo le sorprese degli animali brutti. Allora, me ne servono ora 1 e 2, così, perfetto. 3, uno bianco, bianco, un altro di questi, perfetto. E poi ce ne dovrebbero andare due, ma ce ne va solamente uno. Va bene, mangiamoci una fetta di carne, signori miei. Andiamo a dormire velocemente, sfracellandoci le ginocchia e vediamo un attimino.
Non ora, raga. Voi volevate vederla subito la pixel art brutta della pecora geneticamente modificata, ma non ve la faccio vedere, signori. Prima andiamo a dormire e poi vediamo la pixel art della mucca geneticamente di Dolly, la mucca Dolly, la mucca Dolly. Signori miei, il giorno è arrivato, il sole è alto e noi stiamo andando per vedere la pixel art della pecora. Già si intravede qualcosa, raga, si intravede qualcosa. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh, 3, 2, 1, sbam! La nostra pecora Dolly. Dai, non è venuta brutta. Dai, questa volta ci abbiamo preso meglio. Forse dovremmo realmente farci il giro là sopra di lana. Che dite? Ce la facciamo un giro là sopra di lana? No, mi fa cacare il giro là sopra di lana. Leviamo questa terra, signori miei. E siamo riusciti a fare in un colpo solo la pixel art della pecora Dolly. Dai, ci sta. Sembrano i cartelloni tipo che incontri in autostrada. Tipo rallentare. Sembrano quelle cose enormi, brutti, forti. Va bene, e non fa niente. Noi mangiamo, che è la cosa migliore. Allora, qui sotto come lo organizziamo la zona, signori? Allora, qui sotto io direi di andare a chiudere questa zona di qua. Cambiando ovviamente legno che dobbiamo avere. Ok, legno ce l'abbiamo, legno ce l'abbiamo. Cambiamo colore di legno, come abbiamo fatto nella zona delle mucche. Allora, quante ne puoi fare? Me ne puoi fare sicuramente pochi perché abbiamo pochi sticchettini. Però va bene, fai così. E facciamo queste prime tre. Questa betulla trasformamela tutta così. Così abbiamo altri assi da poter fare. Non penso me ne servino così tanti, però sai come si suol dire, meglio abbondare nella vita che rimanere senza. Ok, signori, ne abbiamo 18. Con questi 18 noi dobbiamo andare a chiudere questa zona di qua, che chiuderemo. Chiuderemo così, signori. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direte perché così? Perché qua mo ci mettiamo una cassa per contenere la lana di queste pecore. Sì, pecora, conterremo la tua lana qua dentro. Poi chiudiamo così. Ok. E il cancelletto lo faremo qua per entrare, così. E qui praticamente ci sarà tutto il giro bello, lungo, lungo di tutta la nostra zona delle pecore. Ovviamente qui si deve un attimino sistemare, raga, perché così sta veramente una gran petrata, come si suol dire. E infatti noi metteremo tutta la pietra così a giro a chiudere questa zona. Allora, io ne ho terra? No, non ho terra. Allora, faccio un attimo un rifornimento di terra, ragazzoli, di materiale, e ci vediamo fra 2 secondi. Ok, ragazzoli, ho fatto scorta di materiali. Qui dovremmo anche fare qualcosa per la farm di pesca, però ci pensiamo dopo, raga, ci pensiamo dopo. Allora, dai, è carina, la pecorella Dolly qua sopra è carina. Allora, signori miei, come ci organizziamo questa zona di qua? Questa zona di qua io ho allargato un attimino qua, perché dobbiamo avere più spazio possibile, signori, perché dovremo mettere tutte quante le casse a giro noi per mantenere tutte le cose che ci danno le pecorelle. Non è che possiamo fare così le cose a caso. Le cose a caso, quindi qui intanto chiudiamo così, così, poi vediamo un attimino come sistemare. Qua va chiuso tutto, signori, quindi facciamolo assieme così vedete proprio la gran rottura di scatole che c'è dietro ogni lavoro praticamente. Ok, più o meno così ci siamo, sì, va bene. Qui questo lo leviamo, questa terra di qua la leviamo, bella così, bella a posto. Io ho ancora delle staffe, no. Allora, noi dobbiamo praticamente organizzarci tutta questa zona di qua con le casse e noi metteremo 2 casse, signori miei. Poi metteremo un blocco di andesite per staccare, così, in modo tale che venga a rispecchiare questa zona di qua. E poi altre 2 casse, quindi qui ci sarà blocco di andesite, qui ci sarà blocco di andesite, quindi 2 spazi, 1, 2, blocco di andesite, 1, 2, blocco di andesite. Quanto sono lunga ancora? Ancora ce n'è 1, 2, blocco d'andesite, 1, 2, blocco d'andesite. Abbiamo finito? Sì, perfetto. E qua finiranno le casse da questa parte di qua. Stessa cosa la faremo di qua, quindi blocco di qua. Aspettate, no, perché qui la dimensione è diversa. No, vabbè, qui poi si vede come fare, raga. Qui poi ci penso io tranquillamente off camera. Allora, blocco qui, 2 spazi, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E l'altro blocco lo mettere e l'altra cassa la metteremo qua dentro, signori, che deve contenere il contenuto di queste pecore e l'altra là dentro. Andiamo a fare tutte le casse, signori miei. Mi sembrava facile, dobbiamo fare tutte le casse. Voi direte, ma scusami, e le pecore quando le colori? Le pecore le coloreremo off camera, raga. Non posso pure mettermi a colorare le pecore, raga. A parte che non ho tutti i materiali possibili per colorare tutte le pecore. Siamo a fare una caterva di casse che spero
21 casse, mi bastano se non dove 21 casse, chi lo sa, signori miei? Lo scopriremo solamente fra poco. Allora, una cassa, due casse vanno qua per queste pecorelle di qua. Poi due vanno qua, 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 due. No, questa non andava qua. Presidente, me la recuperi, grazie. E che cazzarola mi serviva questa cassa. Ora per risalire devo fare il peggio. Ma sono un pro, raga, sono un king. Allora, due di qua, due di qua, due di qua. Quante me ne mancano? Una, due, tre, quattro e cinque. Mi mancano cinque casse, raga. Mi mancano 5 casse e possiamo dire che la zona è completa, signori miei. La zona è completa, 5 casse. Io come le faccio 5 casse? C'ho l'altro legno. Mi sono magnato per fare 2 pixel art. Mi sono magnato tutto il legno possibile e immaginabile, raga. Tutto il legno possibile e immaginabile mi sono magnato. Quante erano? 5? Boh. Allora, 2. 2 le possiamo fare così. Allora, 2 ce li ho. 2 ce li ho. Fallo tutto. Questo non se ne parla più oramai. Perso per perso, perso al quadrato, come si suol dire. Ok. 4 e 3, 5, perfetto. 4 e 3, 5 non si può sentire. 2 e 3, 5. Va bene, ci siamo capiti, raga, ci siamo capiti. Certo, per andare da quel lato bisogna fare tutto il giro, ma secondo. Ma allora scusatemi, dove sta il divertimento? Dove sta il divertimento? Così qui abbiamo pure le nostre bellissime case. Meno male che le casse rimangono sempre dello stesso colore, anche se si cambia il legno. Qui potremmo chiudere. Qui chiudiamo, raga, così proprio diventa una zona X. Però me le fai mettere due torce? Così quantomeno qui illuminiamo. Qui non so cosa ci possiamo fare, raga. Intanto illuminiamo. Di sicuro metti una torcia qui e una torcia qui. Così qui è illuminato e non c'è il rischio che spawnano mostri. Qui chiudi così, bello bellino. Perfetto, signori miei. Così è tutto bello recintato. Ora, scusatemi un attimo. Metti un tappetino qui. Lì ce l'avete il tappetino? No, va bene, lo metto qui il tappetino, raga. Tappetino qui. Qua quanto siete? 4 pecorelle, quindi potete migrare in questa nuova zona di qua. Forza, una è passata, me ne serve che ne passi un'altra. Passo un'altra prima che cala la notte, grazie. No, no, stata. Perché sono passate tutte? Dovevano passare due sole. Un'altra ritorna là dentro, scusatemi. Scusate, un'altra ritorna cortesemente là dentro. Pecorella, torni là dentro. No! Ma perché ho sempre problemi con voi animali? Ma perché? Ma perché siete così rompiscatole? Una pecorella vorrebbe tornare qui dentro, grazie. No, 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 no. Allora, una. Oh, brava, 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 ferma così. Oh, io sono scemo. Mi sono chiuso nell'unico punto in cui non c'era la cosa per. Della lana. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Recuperiamo un po' di lana così randomica, raga. Randomica. Facciamo un tappetino. Ok. Lo piazzi qua, lo piazzi qua, lo piazzi qua. No, dove cazzo non l'hai piazzato? Ah, ok, signori miei, la farm delle pecore è completa. Io ce l'ho del grano per far riprodurre queste ultime pecorelle. Allora, voi due vi dovete riprodurre. Brave pecorelle, voi due che siete tosate a zero vi dovete riprodurre. Riproduciti, porca miseria. Questa non c'ha fame, questa non c'ha voglia. Oggi non è, non è, è il gio quel giorno del mese. Qui ne abbiamo tre, qui ne abbiamo tre, tre. 3, 3, 3 e 3, 3, 3, 3 e 3. Ok, abbiamo tutte le pecorelle possibili e immaginabili, raga. Mettiamo però delle torce perché sennò una torcia qui, una torcia qui. So perfettamente che le torce sono brutte, raga. E poi metteremo tutte quante le come si chiamano? Le lanterne, promesso. Una torcia qui e una torcia qui. Perfetto, signori miei. Ci siamo? Ci siamo più o meno. Non dovrebbero spuntare mostri particolari. Qui dovremmo andare a chiudere, ma questo poi lo faremo nel secondo episodio. E che cosa ho detto io? Non dovrebbero spuntare mostri particolari. E già ci sta uno zombie che è venuto a rompere le scatole. Una torcia qui. Sta passando proprio in mezzo alle pecore. Le piacciono le pecore allo zombie? Perché si è infilato in mezzo alle pecore allo zombie? Qualcuno me lo sa spiegare? Una torcia qui che è pure un poco buio. Sì, e te ne rimani lì, zombie, zombie, zombie scemo. Tu hai voglia di mangiarsi? Ok. Perfetto, ragazzuoli, abbiamo tre pecore per ogni sentiero, per ogni recinto. Detto questo, ragazzuoli, io mi vado a coricare velocemente. Chiudo qui questo video. Ringrazio a tutti quanti per la visione e per aver guardato questo video. Là c'è uno scheletro che ora sicuramente mi ammazzerà male, però noi oramai la sappiamo il trucco. Dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai. Oh, e questo è andato. Lo zombie lo possiamo segare male così. E mori, zio. Questo che c'ha una pala. Dalla presa quella pala, zio.
Che ci devi fare la palla? Va bene, muori, muori anche tu, muori anche tu, muori anche tu. Bene, bene, recuperiamo un po' di esperienza così casuale. Detto questo, ragazzoli, andiamoci a coricare e possiamo chiudere questo video per oggi. Domani, che uscirà un altro video di Minecraft, della Maullocraft, sistemeremo tutta questa zona, signori miei, mettendo tutti i bei sentieri, tutto quanto, chiuderemo tutta giusta, giusta la zona delle pecore, ma questo lo faremo domani in un prossimo video. Detto questo, ragazzoli, vi ringrazio per i like, per la visione, per i commenti e per tutto quanto. Noi ci vediamo domani, sempre qui sul canale, per qualche altro contenuto. Bella raga, ciao!